Ciao, oggi voglio mostrarvi come realizzare eh, un intreccio orizzontale su una base di maglia rasata. Io ho avviato eh, 14 maglie, ma il numero delle maglie da avviare non è importante. E, ho lavorato qualche ferro di maglia rasata. Adesso che sono sul dritto del lavoro, comincio la lavorazione della treccia in orizzontale. Allora, per fare questa lavorazione bisogna saper fare gli aumenti e le diminuzioni ma siccome vanno fatti solo all'inizio e alla fine del ferro non, non è così complicato allora la prima maglia la lavoro a dritto tra la prima e la seconda maglia creo un aumento sollevando il filo che passa tra le due maglie e lo appoggio sul ferro di sinistra questa maglia che si è creata la vado a lavorare a dritto ritorto quindi vado a infilare la punta del ferro in questa porzione che sta dietro e semplicemente lavoro questa maglia a dritto. Vedete, abbiamo creato un aumento. Questa maglia io la devo riportare sul ferro di sinistra, quindi la infilo in questo modo e la sposto a sinistra. Allora, la treccia si fa lavorando sempre sulle prime due maglie. Allora, adesso che ho spostato la maglia dal ferro di destra a quello di sinistra, vado a infilare la seconda maglia che mi ritrovo sul ferro a dritto, ritorto in questo modo. La lavoro a dritto, ok, non faccio ancora cadere. Le maglie che ho sul ferro, perché devo di nuovo lavorare a dritto questa prima maglia. Quindi, infilo la punta del ferro nella prima maglia ed eseguo un dritto. A questo punto, posso lasciar cadere le maglie. Allora, questo procedimento lo ripeto ogni volta, quindi. Infilo la prima maglia che ho sul ferro di destra per passarla sul ferro di sinistra infilo la punta del ferro destro nella seconda maglia per lavorarla a dritto ritorto non faccio ancora cadere queste due maglie ma vado di nuovo a infilare la prima maglia a dritto normale a questo punto posso fare cadere la maglia che ho ancora sul ferro di sinistra allora vedete che sta cominciando a formarsi una treccia di nuovo sposto la prima maglia del ferro di destra sul ferro di sinistra, infilo a dritto ritorto la seconda maglia e la lavoro a dritto. Non faccio cadere le maglie, ma vado a infilare il ferro di destra nella prima maglia e la lavoro a dritto normale. Ora posso fare cadere le maglie dal ferro. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Sposto la maglia Infilo a dritto ritorto la seconda maglia e la lavoro. Tengo le due maglie ancora sul ferro di sinistra e vado a lavorare a dritto normale la prima maglia che ho sulla punta del ferro di sinistra. Ora faccio cadere tutto dal ferro. Ve lo faccio vedere anche lavorato col filo a destra perché fino adesso stavo lavorando col metodo continentale. Allora abbiamo detto, prima cosa passo questa maglia, infilo la seconda maglia e la lavoro a dritto ritorto. Infilo nuovamente la prima maglia a dritto e la lavoro e adesso posso far cadere la maglia. Continuo in questo modo fino a che mi sono rimaste due maglie. Mi sono rimaste le ultime due maglie. A questo punto noi dobbiamo creare una diminuzione perché non dimentichiamoci che se avevo avviato 14 maglie, a questo punto ne abbiamo 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Perché all'inizio, dopo la prima maglia, avevamo creato un aumento. Quindi, siccome il numero di maglie deve rimanere invariato, dobbiamo fare una diminuzione. Siccome qui io avevo lasciato una maglia di bordo, anche qui vorrò lasciare una maglia di bordo, quindi vuol dire che adesso, come sempre, andrò a spostare la prima maglia. Però a questo punto infilerò tutte e due queste maglie che in teoria mi sarebbero, serv mi sarebbero servite per fare l'intreccio le vado a lavorare insieme a dritto ritorto. l'ultima maglia la lavoro a dritto perché era di bordo e così vedete si è formato questo um, questo intreccio orizzontale il lavoro procede normalmente quindi finito questo giro di intreccio sul dritto del lavoro semplicemente giro il lavoro e continuo a lavorare la mia maglia rasata con un ferro di rovescio, voglio dirvi che ehm, durante questa lavorazione le maglie ve le troverete un po' più larghe sul ferro. Quindi, quando lavorerete il giro di rovescio, vi consiglio di tenere il lavoro un po' più stretto in modo che non si noti più di tanto la differenza di tensione nella maglia rasata. Allora, questo è quanto: le, questi intrecci orizzontali. Possono essere fatti a vostro piacimento, quindi può essere una decorazione solo in un punto oppure potete decidere di rifarlo a intervalli regolari. Insomma, quello che volete voi. Ciao.